Bentornati a tutti dopo le vacanze di Pasqua. Avete fatto bagordi? Avete mangiato tanto? Vi siete fatti belli chiatti chiatti? Io sì. Vabbè, quello che si fa comunque durante le vacanze è mangiare e niente. Sono tornata a bella carica e dopo un breve periodo di assenza vi voglio fare due video. Uno è questo qua che caricherò come primo e si tratta di video acquisti creativi, cioè vi voglio far vedere tutto quello che ho acquistato, non una sola volta ovviamente, ma da un paio di mesi a questa parte, dai vari pakistani, negozietti pakistani, bancarelle che si trovano in giro per la città. Di solito io vado, per chi conosce Napoli o per chi è di Napoli, o a Portanolana, quindi vicino alla stazione e vicino alla Vesuviana, o proprio a Piazza Garibaldi. Un altro video che vi voglio fare invece sarà quello di un video creazioni che poi vi caricherò. Quindi io giro la telecamera, vi lascio ai miei acquisti e spero che vi piacciano. Cambio di inquadratura e voglio subito passare a mostrarvi i cipollotti che ho preso in questo periodo. Visto che c'è un bel sole, forse riuscite a vedere bene i colori appunto dei cipollotti. Ho cercato di prendere tutti i colori un po' sgargianti, colori molto vivaci, appunto perché con l'arrivo della primavera ho pensato che fosse una scelta saggia. Vi passo a mostrare il primo filo che appunto vi voglio far vedere ed è il mio preferito, perché i cipollotti in questione hanno questo colore azzurro molto intenso da una parte, invece dalla parte opposta hanno questa patina dorata che li rende molto sgargianti ma anche molto particolari. Io penso che un bracciale per esempio con questi particolari cipollotti possa essere davvero molto interessante da realizzare. E su questa, diciamo, scia di cipollotti con la patina dorata da un lato, ho preso anche questi qua più piccini, però questi sono color verde chiaro, sì, lo vedete bene anche voi, sempre da una parte verde chiaro, cioè il loro colore, e dall'altra parte questa patina dorata che li rende così particolari. Ovviamente questi sono, notate la differenza di grandezza tra i due fili, però appunto li ho presi per questa loro particolarità. Passando oltre, ho preso anche diversi fili sulle tonalità dell'azzurro, oltre a quello là che vi ho fatto vedere prima, perché ne ho trovato qualcuno veramente interessante. Allora, il primo è questo qua. Voi non lo riuscite a vedere bene, purtroppo, perché è di un azzurrino molto chiaro, 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 chiaro. Quasi sembra bianco sporco, talmente che è chiaro. Però vi voglio far vedere la differenza anche con gli altri che ho preso. Questo qua è un celeste un po' più intenso. E questo invece è un'altra tonalità di sempre di bluetto. Quindi questo è un celeste molto chiaro, celeste un po' più intenso, e questo non ve lo so descrivere. Quindi questi qua sono quelli sul tono del celeste che ho preso i cipollotti. Passando oltre, ho preso un altro filo con i cipollotti piccolini, quelli là, diciamo la misura più piccola che si trova in giro, di verde, color verde chiaro. Più che verde chiaro, però mi sembra più un verde menta. Questo. E successivamente ho preso questi colori giallo, che non potevo non prenderlo visto che il giallo è il mio colore preferito, e arancione. Quello arancione è il filo più lungo che abbia. Infatti non ho contato quanti cipollotti ci sono, però non ricordo neanche l'ho pagato, però non penso che sia una cifra esorbitante. In effetti è molto lungo, vabbè, meglio così.
Per quanto riguarda invece i cipollotti traslucidi, quindi quelli là, diciamo di vetro, va? Ho preso questo filo, eccolo, questo filo sulle tonalità del rosa, però voi non vedete bene, e questo qui sulle tonalità del viola. Allora, questo qua sulle tonalità del viola, vedo dall'anteprima della fotocamera che riuscite a vederlo bene, anche perché risalta il colore del tavolino. E forse anche questo qua sulle tonalità del rosa. Ho pensato sempre a prendere dei colori un po' più, diciamo, accesi e dei colori più brillanti, proprio per la primavera. Una novità invece che non avevo mai preso sono questi due fili, non lo so, si possono chiamare ancora cipollotti se sono quadrati, se sono rettangolari. Eccoli qua, ma forse sbaglio, li chiamo ancora cipollotti quadrati, però se hanno qualche altro tipo di nome ditemelo. Allora, sono queste pietre, nere, questo è nero. Invece questi sono blu, sui toni del blu. E ho preso soltanto questi due fili perché non ho mai utilizzato questi, diciamo, elementi, chiamiamoli così, squadrati, quadrati. Quindi ne ho presi soltanto due per vedere un po' come mi trovo e vedere se riesco a utilizzarli. Per continuare con i cipollotti, gli elementi con le tonalità del rosa, del viola che vi ho fatto vedere qualche istante fa, ho preso anche questo filo di gocce sfaccettate sulla tonalità del rosa. Questo però non l'ho acquistato, ma mi è stato regalato da uno di questi, diciamo, questi ragazzi che hanno i negozi, questi pakistani, avendo fatto una spesa. Se non mi sbaglio, una ventina di euro, mi voleva regalare un braccialetto. Ho detto, invece di regalarmi i braccialetti, visto che sono anch'io che li creo, regalami un altro filo di perle, un altro filo di pietra, e lui mi ha preso questo qua e me l'ha regalato. Beh, dopo mesi di fedeltà, mi sembra giusto che mi abbia regalato qualcosa. Allora, passando invece a questo qua, sì, ho comprato anche questo. Queste sono in vetro, filo di perle, chiamiamole perle in vetro, e sono dei cuoricini, un po' però dei cuoricini non dritti, hanno la puntina che va in questo senso qua, un po' strallabbati. E sono di diversi colori, per esempio c'è l'azzurro, il panna, il nero, il verde, ancora l'azzurro, il rosso, il verde acido, l'arancione. Non so bene ancora cosa farci, cosa farne, anzi, ma mi sono piaciuti subito perché hanno, non è un cuore classico, detto un cuore un po' la puntina del cuore è un po' particolare e quindi, cioè, mi ha attirato subito. Un altro filo di chiamiamole sempre perle in vetro sono queste qua. Ho preso stile pietre di Murano. Infatti, questo mi è venuto, me lo ricordo, 1 euro questo filo, e sono diversi. Fantasie che si ripetono con i colori prevalenti che sono blu, rosso, bianco e qualche punta di giallo. Terminata la parte relativa ai cipollotti, alle pietre di vetro, alle, diciamo, pietrine sfaccettate, volevo mostrarvi prima questi fili di chips che ho preso, molto semplici. Allora, una, eccola qua, è vetro, però sembra quarzo rosa, infatti ha queste tonalità proprio che rimandano al quarzo rosa, però è semplice vetro, chips di vetro, e queste qua
questi altri due fili, vabbè, identici sul bianco, sono semplicissimi fili di chips bianche, quelle là che possono essere utilizzate per fare i rami e la chioma degli alberi della vita. Ho preso il bianco e il rosa proprio perché non volevo dei colori troppo scuri con l'arrivo della primavera, ma qualcosa che casomai con l'abbronzatura potesse, con l'abbronzatura estiva, quindi sto parlando già di estate, potesse andare un po' meglio. Ora volevo passare alla cosa più interessante che a me piace sempre più comprare, che sono le pietre dure. Allora ho trovato, eccolo qua, questo filo di pietre, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, però una già l'ho tagliata, quindi erano 8 pietre. Sono questi dischetti di ametista. Purtroppo dalla telecamera, dall'anteprima che io vedo dalla telecamera, sembra che voi vediate blu, invece sono viola, è proprio ametista. La classica, diciamo, la classica colorazione ametista, che è questa qua, è viola. E l'ho presa appunto perché non costava neanche tanto, non ricordo bene, però 8 pietre sono, non le ho misurate, però sono abbastanza grandi. Se questo è il se questo è il palmo della mia mano, cioè, ecco qua, oppure non lo so, se questo è un mio dito. Sono grandicelle, va? Come pietre, diciamo così. Poi ho preso questo, diciamo, lotto di sempre pietre di ametista, ma in questo caso blu. Ecco, questo lo vedete bene. Guardate le striature come sono belle. E c'erano di diversi, diciamo, diverse forme. Ve le metto tutte vicine. Queste non so se voi anche vo da voi funziona così. Ci sono questi cestini, diciamo, che hanno i ragazzi pakistani, di pietre come queste, non a fili, ma diciamo ecco qua, singole, e ve le fanno tipo 1 euro l'una, 50 centesimi l'una, e io queste qua le ho prese a 50 centesimi, se non mi sbaglio, sì, 50 centesimi l'una, ed è questa la mia preferita. E già ho intenzione di farne una collana, sapete, quelle belle collane lunghe estive che si portano sui vestitini. Io già sono proiettata per l'estate e di fatto ho cercato di prendere delle forme tipo simmetriche. Per esempio, ho preso due lance, diciamo, due un po' più ovali, due più tondeggianti, mentre questa qua è quella proprio tonda che vorrei inserire, diciamo, al centro di questa collana che ho in testa. Sempre riguardo ametista blu, sui toni del blu, ho preso anche queste due pietre singole che sono del tutto simili a quelle precedenti, e quindi penso, non so, che posso utilizzarla anche nella collana di cui vi stavo parlando prima. Sempre parlando di pietre dure singole, ho preso anche questa qui, che è questa ciambellina sul verde di non ricordo la pietra, purtroppo. E anche secondo me, perché il ragazzo che me l'ha venduta non me l'ha saputo dire, altrimenti me lo sarei ricordato. E ha delle striature dorate. Quindi sembra carina, per esempio, da incastonare, e quindi devo vedere bene un poco come fare, perché è davvero molto bella. Il verde è veramente molto intenso, e quindi un'incastonatura brutta renderebbe brutta anche la pietra, che sì, è molto carina. Un'altra pietra bella grossa, singola, è questa qua. Enorme, gigantesca. Questo penso che sia quarzo, però non vorrei sbagliare, anche perché il ragazzo non me l'ha saputo dire, perché
Queste due e le altre due successive, no, 1, 2, 3, 4 successive le ho prese alla stessa bancarella. È bella grossa, quindi come ciondolo da incastonare sarebbe veramente molto bella. È veramente molto bella ancora di più sarebbe se riuscissi a incastonarla con un albero della vita. Sarebbe perché avendo questo sfondo. Allora, le striature di colore, queste aranciate, sono solo qui. Qui lo sfondo, diciamo, è grigio, dovrebbe essere. Quindi, cioè, non ci sono quelle marca, quei marcati, forse così? No. Quei marcati, diciamo, contrasti di colore che potrebbero dare fastidio se io la incastonassi con un albero della vita. Ci sto pensando e poi vi farò sapere. Forse una stupidaggine che ho fatto è stata prendere questa. Eccola qua, è questa fettina di agata sempre. Voi non le riuscite a vedere bene. Vedete qui all'interno? Si vedono proprio i cristalli. No. Questa comunque è una fettina di agata, invece della solita agata, non lo so, io vi ho fatto vedere in qualche video fa dell'agata rosa. Questa è verde e mi sembrava carina averla perché appunto ha questa parte centrale in cui in controluce si riescono a distinguere proprio i cristalli all'interno della pietra. Però così, ah, qui invece, poi me ne sono accorta successivamente, è un poco rotta, è sporca. C'è un piccolo buchino, quindi non la potrei mettere così, cioè, ma la dovrei, questo dovrebbe diventare il retro di qualsiasi cosa che io volessi fare. Quindi non so. Forse è stato un acquisto sbagliato. Una seconda pietra irregolare, sempre parlando di ametiste, è questa qua. Sempre molto molto irregolare, che comunque deve essere sempre incastonata per un ciondolo, una collana. E io non è che sono proprio brava o me la cavo con l'incastonatura delle pietre, ma vabbè, essendo proprio carina, cioè proprio bella e grezza, non è per esempio come queste qua di prima che sono lavorate. Questa ovviamente è lavorata perché è lucida ma la forma è una forma grezza. Cioè, vedete, è irregolare. Quindi sarebbe carino se io riuscissi a incastonarla così com'è irregolare e far venire fuori qualcosa di accettabile. Beh, come sempre, ci proverò e vi farò sapere cosa sono riuscita a fare. Le ultime due pietre singole che sono riuscita a trovare sono queste due goccine. Una con la pasta di turchese e un'altra, questa qui verde, verde chiaro, che purtroppo non so cosa sia. E quindi queste due, però purtroppo me ne sono accorta dopo, voi non lo vedete, sì, lo vedete, eccolo qua, questa è rotta. Brava Fede che non hai controllato prima, ottimo. Sono tornata a casa, ho aperto il sacchettino e ed ecco qui la sorpresa, eccola qua, rotta. Vabbè, non piangere sulle pietre già comprate. Sempre riguardo pietre dure. Allora, questo velocemente è un filo piccolino, piccolino, piccolino di pietre di ematite. Ecco qua, riconoscete il colore. Purtroppo non ho un minerale di ematite al naturale da farvi vedere, come feci un po' di tempo fa con i minerali che avevo di quarzo e fettine d'agata un po' di tempo fa, qualche video fa.
purtroppo l'ematite mi manca. Se riuscissi a trovare un minerale di ematita al naturale, ve lo faccio vedere, così vi faccio vedere la differenza tra la pietra lavorata e il minerale al naturale. Qui invece un filo di pietre dure, questo è quarzo, quarzo con tutte le sue colorazioni, dal verde chiaro, verde scuro, anzi verde chiaro, verde scuro, giallino, qualche sfumatura di rossastro, sempre dovuta a, diciamo, ai pigmenti che si trovano nel minerale, e infine un filo di pietre sempre cilindriche, invece queste sono sodalite, per pietre di sodalite, sodalite che non ho neanche questa nella mia collezione di minerali. Devo rifornirmi anche nella collezione di minerali. Terminato anche con le pietre dure, siamo quasi per finire, quindi tranquille, la tortura è quasi finita. Volevo farvi vedere le ultime cose che ho preso in questo periodo, e sentite rumore di spacchettamento. Ecco qua, ho preso questo, oddio com'è diverso, non è così. Allora, questo filo di caucciù, però voi lo vedete viola, lo stesso colore del tavolino, invece no, è fucsia. No, peccato. E poi ne ho preso un altro, spacchettamento rosso. Questo sembra quelle caramelle appunto rosse, che cos'è? Liquirizia rossa, che si mangia alle fiere, nelle bancarelle si trova. E questo, peccato che non riuscite a vedere questo colore qua, non è così, non è affatto così. E quindi questi sono i fili di caucciù che ho preso, che voglio, con i quali voglio fare dei bracciali con il filo armonico, e alternare un pezzo di caucciù a un cipollotto, pezzo di caucciù e cipollotto. Essendo colori molto freschi, rosso liquirizia, diciamo, questa liquirizia e questo, oh, non lo so che colore vedete, non è affatto così, veramente un peccato, perché il colore è davvero bello, quello là che ho preso io. E quindi vorrei fare questi bracciali con il filo armonico e caucciù e cipollotti. Ho preso anche due fili, cioè due catene. Due catene, una è questa, sono tutte e due in argento zigrinato, e così sono solamente anellini abbastanza piccini, mentre l'altra che ho preso è questa qua, vedete la differenza, con gli anelli un po' più grandi, sempre argentato zigrinato. Ho preso soltanto queste due catene proprio perché mi voglio realizzare qualche collana in più, che diciamo le collane le ho un po' abbandonate in questo periodo, e quindi volevo, visto appunto il luccichio che danno queste catene, mi è venuta voglia di fare qualche collana. E infine abbiamo finito, ho preso queste bellissime, non so, vengono chiamate pietre, perle argentate, da mettere all'interno del, diciamo, del caucciù. Adesso ve le faccio vedere meglio, così. Eccola qua, è una ranocchia, sono tante ranocchie, eccole qua, cioè io le trovo, cioè, deliziosissime, sono carinissime, io spero che piacciono anche a voi, cioè sono deliziose. Purtroppo i fili di caucciù sui colori del verde che ho trovato erano veramente brutti. Queste qua invece meriterebbero del filo verde proprio carino, quella fluo accesi, perché sono davvero sfiziose. E me ne sono uscite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ranocchie. Ed è stato uno degli acquisti più belli che ho fatto, perché queste, insomma, sono fantastiche, cioè penso che non troverò mai nessuno sulla faccia della terra che mi dica che queste ranocchie sono brutte, sono bellissime.
Vabbè, io con queste ranocchie ho concluso. La tortura è terminata, quindi se avete visto tutti gli acquisti che ho fatto, siete stati bravissimi e carinissimi. E niente, spero che vi piacciono e che vi possano dar spunto pure voi per qualche vostro acquisto. E fatemi sapere appunto quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto, e se siete della zona di Napoli, se mi fate sapere qualche vostro negozietto dove di solito vi rifornite, così anche io posso darci uno sguardo, un'occhiata. E quindi, che dirvi, prima di salutarvi, ho visto un poco l'anteprima della telecamera e mi volevo scusare per la pessima scelta della postazione, perché c'è una luce davvero pessima. Io in più mi sono anche messa gli occhiali, quindi ho visto prima dall'anteprima della telecamera appunto che c'è il sole che mi riflette contro, quindi mi dispiace se vi acceco. Ed infine vi volevo ringraziare per le visualizzazioni, per i commentini, per le iscrizioni, per i mi piace, i pollici su che mettete, e anche ai mi piace alla mia pagina su Facebook, della quale vi lascio il link giù come sempre nell'info box. E quindi per ora, per questo video abbiamo finito, e un saluto a tutti, alla prossima!